Amici di Fanner, benvenuti al Palaroma. Siamo giunti alle semifinali della Montesilvano Futsal Cup. Per la categoria Pulcini, a sfidarsi, ci sono le vincenti, le seconde classificate, scusate, dei gironi A e C, rispettivamente il Napoli Calcetto, quest'oggi in maglia bianca, e i lettoni della Nikars Vanagi, in maglia blu. Sguardo veloce alle formazioni, il Napoli Calcetto che si presenta quest'oggi con l'1 Senese, 5 Piretti, 6 Iossa, 9 Rossetti, con l'11 Bova, 22 Bellanca, 24 Fernandez, 25 Paolillo, 69 De Simone. Risponde la Nikars Vanagi con l'1 Jansons, 3 Rexins, 5 Evertovskis, 6 Bilinskis, 7 Smilga, 8 Wolfsberg, con il 9 Elmanis, 11 Zenitis, 12 Valz, 23 Kudors, 26 Kurzemiers, 28 Sternienks, 64 Paskovskis e il 30 Ozols. Siamo già pronti per il calcio d'inizio, primo pallone che sarà giocato dal Napoli Calcetto. Partita che inizia in questo momento, vediamo come si affronteranno le due squadre. Subito un'occasione però qui per i lettoni, che recuperano il pallone con Evertovskis. Si difende bene però il Napoli Calcetto e riparte in contropiede, sfruttando la velocità di Bomber Rossetti, un vero fattore in queste prime partite. Vediamo se anche oggi saprà dire la sua. De Simone. Fermato De Simone. E ora i lettoni ancora in avanti, la conclusione tentata da Elmanis. Si salva il portiere del Napoli che manda in calcio d'angolo. Prima occasione firmata Nikars Vanagi. Primo calcio d'angolo della partita. Battuta adesso per la conclusione di Elmanis sul fondo. Elmanis prova subito a farsi sentire. Ora Evertovskis pronto a rimettere il pallone in gioco. Evertovskis ancora sul lato di sinistra, si libera di un avversario, si accentra, arriva al limite dell'area di rigore. Si chiude bene la difesa del Napoli Calcetto, ma è ancora il pressing alto di Sternieskis. Sternieskis, conclusione strozzata, nessun problema per Senese. Ora ancora i ragazzi in blu, di blu vestiti. Kurznerkis non può arrivare sul pallone, e allora il Napoli, che sta un po' subendo in questi primi minuti di gioco il pressing alto portato dal Nikars Vanagi. Vediamo adesso se riusciranno i ragazzi del Napoli a uscire dalla propria area di rigore, a mostrare il loro gioco veloce. Recupera però un altro brutto pallone qui il Napoli. Prova ad approfittarne Elmanis. Calcio d'angolo soltanto per il Nikars Vanagi, secondo della partita. Battuto questa volta lungo. Conclusione strozzata, e allora può ripartire il contropiede il Napoli. Provato a ripartire Piretti, fermato a sua volta però. E allora siamo già da quest'altra parte. Con il numero 8 che lascia partire il destro. Rimpallato, ma ancora Wolfsberg sul pallone. Wolfsberg. Chiuso Wolfsberg, rimessa Nikars.
tiro cross, il colpo di testa di Elmanis e poi dopo il miracolo di Senese arriva sul tapin il gol del numero 9, 1-0 Nikars Vanagi. Ha segnato forse il ragazzo che più di tutti ha impressionato in questo avvio, Elmanis. Pressing alto della squadra lettone che ha portato i suoi frutti, arriva adesso il gol del vantaggio. Vediamo se ci sarà la reazione del Napoli, ma qui è ancora la squadra lettone, non arriva sul tiro cross di Evertovskis. Si salva qui il Napoli. Pronto a rimettere con le mani Senese. Si deve ripetere però la battuta di Senese. Ora ancora Napoli con Piretti, perde un altro pallone Piretti, allora Kurznierksis, ancora per Elmanis, Senese si supera. Poi forse un contatto, non è così per l'arbitro, lascia proseguire, allora Napoli che sviluppa l'azione sulla destra, sul pallone Bellanca, poi si torna indietro da Senese. Inizio molto concitato del match. Le due squadre vogliono vincere, vogliono aggiudicarsi il passaggio alla finale. Si lotta su tutti i palloni, tanto agonismo, tanta energia dovuta anche alla giovane età dei piccoli campioni in campo. Ora Rossetti lascia la rimessa a Bova. Bellanca di prima intenzione, la deviazione di Rossetti tra le mani di Jansons. Da quest'altra parte allora Elmanis non può arrivare sul pallone. Allora da dietro Piretti, alza la testa Piretti, prova il lancio lungo, Elmanis si tuffa anche su questa. Ora Piretti ancora con il destro ad impostare, zona centrale del campo per Rossetti, prova a smarcarsi Rossetti, chiuso però Piretti e Rossetti a lottare sul pallone, ne esce vincitrice però la Nikars Vanagi sulla destra, palla per Bilinskis, ancora Bilinskis di tacco e poi di piede, Senese in calcio d'angolo. Tre corner a zero per la Nikars Vanagi. Il terzo sta per essere battuto in questo momento, si gioca all'indietro. Sternietskis, attenzione ancora la conclusione di Bilinskis, serie di rimpalli in area. Calcio d'angolo Nikars, ultimo tocco di un difensore del Napoli. E allora ancora il Nikars a chiudere nella propria area di rigore il Napoli. Questa volta però fallo in attacco e calcio di punizione Napoli. Piretti, sbaglia Piretti e allora ancora Bellanca a mettere pressing, a mettere la voglia di recuperare il pallone e il match, ma qui ancora Letton in avanti, questa volta però Elmanis non trova la zampata vincente e allora Senese. Si stoppa Senese. E allora Rossetti prova a lanciarsi sulla sinistra dove c'è Piretti. Un contatto visto anche dall'arbitro. Calcio di punizione per il Napoli. Prova a portarsi un po' su adesso la formazione del tricolore. Vediamo se da calcio di punizione riuscirà a scuotersi un po'. Il mancino, Jansons con le mani, poi sulla respinta, il più lesto di tutti. È un giocatore del Napoli che la insacca sotto la traversa, 1-1. Grandissimo il destro di Bova che non lascia scampo a Jansons. 1-1 un po' a sorpresa del Napoli. Bilinskis all'indietro. Ancora Bova a lottare. Bilinskis, Evertovskis,
chiuse Vertovskis. E allora Bellanca. Perde a sua volta il pallone Bellanca. Biliskis. Campanile alzato pericolosamente in area di rigore lettone. Rimessa in zona d'attacco Napoli. Piretti lascia Bellanca. Ancora Piretti, zona della sinistra, cerca in area Fernandez. Chiude Jansons, che fa ripartire subito l'azione dei suoi. È tutto solo il numero 11 che tu per tu con Senese manda di poco al lato. Ci aveva provato Znenitis. Poco fortunato però in questa conclusione. Poteva fare meglio forse il numero 11 della Nikarz Vanagi in questa occasione. Fernandez. Chiuso Fernandez, allora contropiede Lettonia, un 3 contro 3. Prova a portare palla a Wolfsberg. Va al centro, ancora verso il numero 11. Senese la tocca così e così. Sulla linea, Bova a salvare tutto. Salvataggio miracoloso di Bova. Ora il numero 7 lettone, forse una trattenuta. La vede l'arbitro. Calcio di punizione per la Lettonia. Da lì Wolfsberg può provare il suo destro, ci ha abituato a gol da quella posizione, mette infatti due uomini in barriera senese. Vediamo se il numero 8 della Nikarz tenterà un cross o un tiro diretto verso la porta. Ma Wolfsberg la gioca dietro, la conclusione poi sulla linea, la palla arriva comoda a Senese. Ora Znitis, guadagna rimessa laterale. L'arbitro dice che c'è un attimo da fare chiarezza. Può battere solo adesso il Nikarz, tiro cross, Senese così e così. Poi la fa su in un secondo momento. Fa ripartire veloce l'azione dei suoi. Bova però non può arrivare sul pallone. Allora Elmanis, zona centrale del campo, costretto a tornare da Smilga. Sbaglia Smilga, sbaglia però anche Rossetti. Rimessa comunque per il Napoli. Bova sul pallone. Bova va da Bellanca, si salva Jansons. Rimane comunque in avanti il Napoli. Prova a metterla in mezzo. Deviazione, allora sarà il primo calcio d'angolo per il Napoli. Ne ha già battuti tre la Nikarz Vanagi. Vediamo come sfrutterà questa prima occasione dall'angolino il Napoli. Gioca all'indietro, la conclusione di Bellanca. Si accartoccia Jansons e la fa sua. Ora il Manis. Bellanca, chiuso. Calcio d'angolo allora Nikarz, quarto del match, attenzione, la palla giocata lontana dall'area, la conclusione tentata due volte dal numero 12, non deve intervenire Senese. Ricomincia da dietro il Napoli, però in impostazione il Nikarz Vanagi mette un pressing asfissiante agli avversari, recupera anche in questa occasione il pallone. Salvo poi buttarlo con Evertovskis. Bellanca. Numero qui di Bellanca che se ne va. Prezioso il suo lavoro a centrocampo. Perde però pallone in un secondo momento. Allora Elmanis è da solo davanti a Senese. Elmanis se la ritrova tra le mani Senese.
Ora, Evertovskis. Sterniniex. Ancora Sterniniex per Elmanis. La conclusione di Smilga. Al lato. Senese con le mani. Sbaglia tutto. Serve Evertovskis. Salta un avversario Evertovskis. Limite dell'area di rigore. Il destro. Provato da Evertovskis. Sarà solo calcio d'angolo. Pallone giocato all'indietro. Sulla schiena di Piretti. La conclusione del Nikarz. Che perde qui il pallone. Può ripartire il Napoli. Poi un fallo forse di Elmanis. Non è così per l'arbitro. Rimane a terra Rossetti. Gioco fermo. Con questa scivolata Elmanis si è sacrificato dietro e ha salvato i suoi da una possibile occasione pericolosa per il Napoli. Gioco fermo. Piccola pausa quando siamo giunti oltre il quindicesimo minuto. Parità al Pala-Roma, 1-1. Partita che si gioca a ritmi elevatissimi. Pausa che serve anche ai ragazzi in campo per rinfrescarsi un po' questa mattina calda qui a Montesilvano. Ora il capitano della Nikarz Vanaggi a riservire Jansons. Con le mani Jansons. Lungo a cercare Elmanis. Deve chiudere Bellanca. Lo fa bene. Evertovskis. Sterniniex. Azione che prova a svilupparsi sulla destra. Chiusa da Bellanca. Bellanca perde ancora il pallone e allora formazione elettrica che si ripropone in avanti con Elmanis. Elmanis perde un tempo di gioco qui la squadra del Nikarz. Ultimo tocco di un giocatore del Napoli, rimessa in zona d'attacco Nikarz Vanaggi. Elmanis ha il problema di girarsi. Elmanis scarica sul suo compagno. Non può arrivare sul pallone. Buona l'idea, non perfetta l'esecuzione qui. Ora la gioca lungolinea il Napoli. Perde palla però. Allora Wolfsberg. Chiuso. Poi Elmanis. Chiuso anche lui. Rossetti. Prova a far salire i suoi. Ma commette fallo. Allora ancora calcio di punizione Nikarz Vanaggi. Che si mantiene costantemente nella metà campo del Napoli calcetto. Alla battuta il capitano Sterniniex. Sterniniex. Va di destro Sterniniex. Forse una deviazione. Calcio d'angolo per il Nikarz Vanaggi. Ancora servito il capitano lettone. Spazza via più lontano possibile il Napoli. Direttamente tra le mani di Jansons. Wolfsberg. Ancora per Sterniniex. Ora Rexnis. Perde palla Rexnis. Allora Piretti a giocarla verso Rossetti. Troppo su Jansons. Che è troppo frettoloso nel rilancio. Regala. Rimessa laterale al Napoli. Poco movimento in avanti, deve pensarci su Piretti, che però perde il pallone. Allora ancora Nikarz Vanaggi. Marcatura uomo qui del Napoli che funziona molto bene. Dopo un inizio difficile della difesa del Napoli, ora stanno trovando le contromisure i ragazzi alla squadra lettone. Reagiscono bene alle offensive del Nikarz. Salvo però poi trovare difficoltà a riproporsi in avanti. Vediamo ora l'azione di Elmanis. Tre quarti per Elmanis.
Bellanca gli dice che di lì non si passa. Sterniniex ferma il gioco, l'arbitro ha visto un fallo. Sterniniex ancora saltato qui, allora può partire il Napoli, c'è Rossetti tutto solo, pallone sul fondo, manca l'ultimo passaggio al Napoli sicuramente. Ora Janssons, lungo Janssons, chiude De Simone, poi Piretti lascia scivolare via il pallone. Non mancano poco più di 5 minuti alla fine del primo tempo, equilibrio al Palaroma, 1-1. Devono ancora farsi vedere gli uomini più attesi del match, da una parte Rossetti, dall'altra Sterniniex. Autori nelle fasi a gironi di 5 gol e 4 gol, oggi ancora a secco. Vediamo adesso però il Napoli, gioca il pallone in avanti, sbaglia tutto però. E allora saltato Bellanca a centrocampo, è un 3 contro 2 per il Nicar Svanaggi. Il recupero, Piretti ritarda l'azione lettone che deve ricominciare da centrocampo. Sterniniex, Nitis, Wolfsberg, si accentra Wolfsberg, salta un avversario, anche il secondo, di destro poi, Senese a dirgli di no e a mandare in calcio d'angolo. Sterniniex si accentra, libera il destro, contratto, poi ancora Sterniniex, chiuso da lontanissimo. Zenitis ha provato a trovare il gol che non arriva. Arriva invece il duplice fischio dell'arbitro. Il primo tempo tra Napoli e Nicars è 1-1. Tutto pronto per questa ripresa. Cosa? Sì, Walter. Tutto pronto per questa ripresa, arriva adesso il fischio dell'arbitro che fa ricominciare le ostilità. Si riparte dall'1-1 del primo tempo. Primo tempo che si è giocato a ritmi elevatissimi, vediamo se saranno mantenuti e confermati in questa ripresa. Ora il Manis, esce Senese ad anticiparlo, chiama palla Piretti, Senese preferisce andare dall'altra parte subito a cercare Bomber Rossetti. Rimessa lettone, ora ancora lancio lungo, De Simone va giù, non c'è nulla per l'arbitro. Rimessa per il Napoli, fidata allo stesso De Simone. Tiro cross, Janssons con le mani ad allontanare la sfera. Piretti, se ne va Piretti da un avversario, salta anche il secondo sul mancino, la deviazione che stava per beffare Janssons, che si distende e la manda in calcio d'angolo. Prima occasione della ripresa, targata Napoli. Ora primo calcio d'angolo anche di questa ripresa, si salva qui la squadra del Nicars che prova a ripartire con il Manis, chiuso il Manis. Rimessa per Piretti. Pallone entra e riesce subito, allora squadra lettone a rimetterlo in campo, ma ancora Piretti, tiro cross, non può intervenire Rossetti. Rinvio lungo con le mani di Janssons, il Manis lascia scorrere per Zenitis, ancora il Manis. Wolfsberg,
Parte da dietro Smilga, chiuso Piretti, Veronica, se ne va così, Piretti, chiuso in un secondo momento, deve ricominciare da dietro dove c'è Bellanca. Senese, Bellanca, pasticciano un po', e allora Wolfsberg, tutto solo, la manda al lato, grande occasione qui per Wolfsberg, non sfruttata forse nel migliore dei modi. Ora De Simone, pasticcia anche lui, e allora Znikis a cercare in avanti Smilga, una delle prime proposizioni in attacco per il numero 7, Wolfsberg, Znikis per il capitano della squadra lettone, e calcia alto sulla traversa. Ora pronto Senese con le mani, Piretti, Wolfsberg, ferma tutto l'arbitro, calcio di punizione, Piretti sbaglia il tocco, allora può ripartire l'azione del Nikars. Wolfsberg, il palo, salva Senese, aveva battezzata fuori il portiere del Napoli, solo il palo però ferma la conclusione di Wolfsberg, ancora squadra lettone in avanti, Wolfsberg destro-sinistro. Rimessa Napoli. Perde un altro brutto pallone dietro però il Napoli. E allora la conclusione di Elmanis. Solo esterno della rete per il numero 9 del Nikars Vanaggi. Senese. Chiuso Senese. Direttamente dall'altro portiere, Jansons. Azione quasi da calcio tennis. Alla fine Rossetti a provare a mettere ordine. Poi ancora il pallone che si addormenta tra le mani di Jansons. Ora Elmanis, sicuramente il migliore del primo tempo. Elmanis allarga qui per Smilga. Troppo lungo il suo tocco. Senese con le mani. Piretti. Chiude Sterniniex. Ancora Sterniniex. Ne va Sterniniex su Piretti, limite dell'area di rigore. Gli tocca, quanto basta il pallone Piretti per fargli perdere il controllo dello stesso. Senese, Bellanca. Ancora Senese. Ora azione sulla destra del Napoli, chiuso un'altra volta, allora può partire in contropiede il Manis, è tutto solo contro la difesa del Napoli, la sfida a testa alta, la conclusione di destro, di poco al lato. Ora Piretti a mettere in movimento le punte, Rossetti perde qui il controllo del pallone, allora può ripartire sulla sinistra il Nikars Vanaggi. Recupera però Piretti, fermato da Elmanis. Elmanis uno contro due, prova a dargli sostegno Vertovskis. Vertovskis, Rossetti, va giù Rossetti, calcio di punizione. Batte lungo qui Piretti, direttamente sul fondo, Elmanis, Vertovskis, uno contro uno su Piretti, se ne va Vertovskis, spazza via Bellanca, ancora Elmanis, possesso palla,
Rimessa in zona d'attacco Nikarz. Si ricomincia da dietro, c'è libero a destra Rexnis. Servito adesso, ancora Rexnis. Elmanis. Conclusione di destro. Senese vede la palla scivolare via. Ed arriva un time out. Pausa per noi. Siamo pronti a riprendere dopo il time out. Ancora situazione di parità tra Napoli e Nikarz Vanagi. 1-1 tra le seconde classificate dei gironi A e C. Ora centrocampo si lotta. Arriva un fischio dell'arbitro. Calcio di punizione Napoli. Se ne incaricherà Piretti, che poi lascia a Bellanca. Testa alta per Bellanca, la gioca in area di rigore. Rossetti non può arrivare. Da dietro Bova. Bellanca. Bova si accontenta della rimessa laterale. Poi però non si intende con Bellanca, regala palla alla Nikarz. Elmanis la gioca in area, chiude Bellanca, fa ripartire Rossetti, uno contro uno. Se ne andava qui, si poteva involare verso la porta di Jansons. È stato chiuso però da Sterniniex. Ancora Bova. L'arbitro ha visto un fallo. Calcio di punizione Napoli. Poco più di 10 minuti alla fine. Bellanca sul pallone. Ancora a giocare il pallone in area. Rossetti devia. Jansons con i pugni. Ancora fermo il gioco però. Fallo in attacco qui di Rossetti. Allora Sterniniex pronto con il suo destro a mandarla il più lontano possibile. C'è Znitis da quella parte. Znitis la ripropone in mezzo. Wolfsberg lotta in mezzo a due. Poi commette fallo su Piretti. Piretti. Salta un avversario, salta anche il secondo Piretti. Fantastico quest'oggi. Poi la ripropone in mezzo per Rossetti. Incredibilmente al lato. Grande occasione qui per il Napoli per portarsi in vantaggio. Passiamo già dall'altra parte. Deve chiudere Bellanca. Pallone poi, rimessa laterale. Bova a stringere i tempi. La vuole vincere il Napoli. Piretti, zona centrale del campo, pallone un po' lungo, vediamo se ci arriva il numero 5. Ci arriva, ma favorisce la ripartenza di Sterniniex. 2 contro 2 Sterniniex. Chiude Bellanca, ma ancora in avanti il Nikarz. Senese si salva, Bellanca la spazza. Sterniniex propone in mezzo, deviazione, palo e rimessa per Senese. Piretti, Bellanca, rischia su Elmanis, Senese lo salva. Piretti non può arrivare sul pallone. Ora riproporre in avanti Sterniniex, perde palla, Bova, Wolfsberg, Elmanis. Prova lo scatto il Manis sulla destra, ma Piretti non lo molla. Favorisce Senese. Piretti se ne va ancora. Piretti supera anche Sterniniex, che lo deve mettere giù con un fallo. Calcio di punizione Napoli. Bellanca sul pallone. Numero 22, traiettorie insidiose, ci ha fatto vedere quest'oggi. Vediamo adesso, va Bellanca con il destro, lontano dalla porta di Jansons. Rexnis,
ancora a proporre per il movimento di Bilinski, schiuso sulla destra, può ripartire Rossetti, un 2 contro 1, costretto ad allargarsi però qui il numero 9 del Napoli, che poi ripropone in mezzo, chiude tutto la difesa del Nilkats. E prova a impostare una nuova manovra da dietro. Bilinski schiama palla, si va invece lunghi da Smilga. Pallone fuori. Si fa vedere Rossetti, si va invece da Bova. Jansson scontrolla. 5 minuti alla fine della partita, ancora parità. Smilga, vediamo se rompe lui l'equilibrio. Attenzione, arriva la papera di Senese e Smilga fa 2-1 Nicar Svanaggi. L'errore di Senese paga caro, Smilga non perdona. Partita equilibrata che ora Napoli che riavanza. Vediamo se arriva la reazione del Napoli, che ha subito un gol a freddo proprio nel suo momento migliore. Sappiamo, il calcio è così. Senese perfetto sino a qui, è stato sorprendere dalla traiettoria velenosa di Smilga. Smilga ancora sulla destra, questa volta lontano dalla porta di Senese. De Simone. Rexnis non riesce a tenerla in gioco, rimessa Napoli. Bova la tiene, salta benissimo Wolfsberg, libero De Simone sulla sinistra, non riesce a servirlo perché chiude tutto Rexnis, che riparte. Forse un fallo su di lui, non è così per l'arbitro. Smilga la tiene in campo, ne ripropone in mezzo, tutto solo Beninskis, si salva benissimo Piretti e la manda in fallo laterale. Wolfsberg si incaricherà della battuta, va dietro, prova a tenerla lontana dalla propria porta. Smilga, Piretti, dribbling di Piretti. Ancora su Elmani Spiretti, sembra avere il pallone incollato al piede il numero 5 del Napoli. La gioca per De Simone, Jansson con i piedi, prima di De Simone. Smilga. Gioco fermo, poco più di 2 minuti alla fine della partita. Da poco il Nicar Svanaggi ha ritrovato il vantaggio. Deve resistere questi ultimi 2 minuti la squadra lettone, mentre il Napoli proverà a tornare sotto. Ancora a terra però Evertovskis. Riprendere il gioco adesso con una punizione della quale si incaricherà il difensore del Nicars, che la gioca in profondità. Piretti a evitare che la palla esca, ancora Piretti prova il tunnel, non gli riesce, Sternini ex lo chiude. Con
Sternini, ex Smilga. Calcio d'angolo. Smilga lascia Sternini, ex. Va in area Sternini, ex. Allora può ripartire il Napoli, Rossetti però non controlla la sfera che si perde sul fondo. Rimessa Vanaggi. Rossetti che svaria da sinistra a destra. Prova a mettere pressione a Wolfsberg. Deve stringere i tempi il Napoli. Un gol da rimontare, pochi secondi alla fine della partita. Ora però occasione. Correggete però l'arbitro la posizione della battuta di questa rimessa laterale. Calcio d'angolo per il Napoli, forse una delle ultime possibilità. Bova sul pallone, la gioca all'indietro a Bova, tiro cross, Bova ancora all'indietro. Abbiamo sentito un fischio, infatti fallo in attacco per il Napoli. Janssons a riproporre. Bellanca chiude, favorisce l'intervento di Paolillo che sostituisce in questo finale senese. Bellanca. Smilga a sfavorire il Manis. Piretti. Bellanca, in bello stile Bellanca, si libera di un uomo, anche del secondo. Poi Paolillo a ricominciare per il Napoli. Azione sull'out di destra, la palla è uscita. Ora il numero 26, limite dell'area di rigore, Kurzmeners ci aveva provato. Paolillo controlla e ripropone per i suoi, anticipa tutti Wolfsberg e si rilancia verso l'area di rigore avversaria. Wolfsberg rientra sul sinistro, rimessa Napoli. Bova lascia il suo compagno. Bellanca, chiuso Bellanca, ritorna sul pallone Bova. Rossetti non può arrivare. Attenzione qui, la giocata di testa per l'inserimento provato da Kurzmeners che se lo mangia. Ora Bellanca ha il problema di ripartire sul pressing alto di Wolfsberg. Guadagna fallo, fa salire i suoi. Pallone giocato verso Rossetti, chiuso da due uomini, ancora però a riproporre verso Rossetti il Napoli. Ma su questo rilancio arriva il triplice fischio dell'arbitro. Festa lettone che batte il Napoli 2-1 e si qualifica per la finale. Finisce invece in semifinale l'avventura del Napoli Calcetto, del presidente Capodanno che festeggia i 25 anni e esce a testa alta in semifinale dalla Montesilvano Futsal Cup.